Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA. Farnesina per le imprese, la città brasiliana di Campinas apre un ufficio a Milano. C'è una città brasiliana in cui il 60% della popolazione ha discendenza italiana. È Campinas, una metropoli di 1 milione di abitanti a 2 ore da San Paolo e un pilastro della produzione industriale di beni e servizi dello Stato sudamericano. E proprio per rafforzare i legami tra quest'area e l'Italia, la città di Campinas, in partnership con l'associazione Promo Brasil Italia, ha da poco aperto a Milano un ufficio di rappresentanza, un avamposto istituzionale per aiutare piccole e medie imprese a conoscere il mercato di questo distretto produttivo e a valutare con maggiore consapevolezza le opportunità che esso offre. Il tessuto imprenditoriale dell'area può godere di un indubbio vantaggio competitivo grazie al più grande aeroporto cargo del continente latinoamericano e a una fitta rete di arterie stradali, alcune delle quali gestite da aziende italiane. A completare il quadro, un eccellente polo universitario che immette sul mercato professionalità di elevato livello. Logistica e formazione sono non a caso le spine dorsali di un territorio in cui si sono installate le più grandi aziende mondiali, Apple, Google e Amazon, e anche alcuni colossi italiani, Magneti Marelli e Luxottica in primis. Il circolo virtuoso che immette sul mercato giovani leve è alimentato dalla costante collaborazione tra il Consolato Generale di San Paolo, l'Università Unicamp e Innova, il polo universitario destinato all'incubazione di imprese e agli spin-off industriali. A tutto questo si aggiunge poi la capacità delle grandi imprese di attivare collaborazioni con l'Italia, da quelle tradizionali dei fornitori della catena produttiva fino ai corsi di lingua e cultura italiana, la cui conoscenza è spesso considerata dalle grandi aziende come un plus nella scelta di quadri e direttivi. Radici culturali comuni, un tessuto economico vantaggioso, questi gli asset da sfruttare tra Campinas e Milano, tra il Brasile e l'Italia.